Live Social. Non ci accontentiamo mai qui a Live Social, siamo sempre alla ricerca della tradizione, della genuinità, delle eccellenze, soprattutto quando parliamo di cucina, ristorazione e sapori. E credo, ragazzi, che abbiamo trovato veramente un'altra realtà interessante. Sono in compagnia del titolare dei ristoranti, perché sono due, Origano. Andiamo a scoprire questa realtà, e soprattutto un suo punto di forza è la cucina vegana, non solo tipica romana. Andiamo a scoprire tutto questo assieme al nostro ospite, ossia con Adriano Palma. Ciao Adriano, benvenuto. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Come stai Adriano? Bene, grazie. Un saluto a tutti. È un piacere essere qui. È un piacere averti qui accanto a me. Dunque, iniziamo subito Adriano, perché sono curioso di sapere come hai dato vita, come nascono i ristoranti Origano e perché. Allora, io, e lo si vede nella mia precedente vita professionale e lavorativa, sì, ho fatto altre cose lavorando nell'industria. Quindi avvicinandomi alla pensione, ho pensato di iniziare una nuova vita, tra virgolette, professionale, dedicandomi alla ristorazione e aprendo a breve distanza l'uno dall'altro questi due ristoranti, diciamo, al centro di Roma, e cercando di fare della buona, almeno buona, cucina romana per residenti e per turisti. Ecco, ottima cosa, ottimo aspetto, complimenti davvero, perché sai bene che i ristoranti a Roma sono tanti, no? E mi metto anche nei tuoi panni, insomma, ragazzi, gestire due ristoranti che hanno, oltre alla cucina tipica romana, propongono anche cucina vegana, insomma, è veramente quel qualcosa in più, no? Sì, infatti, all'inizio è stata dura, poi pian pianino siamo riusciti e stiamo continuando a crescere e ad affermarci in città, grazie anche, o direi grazie soprattutto, ad uno staff eccezionale. Staff che già da adesso salutiamo, tutti loro importanti, direi. Facci entrare, facci un po' da cicerone, navigatore, sì, come si dice, facci entrare all'interno dei ristoranti, perché io credo che la location rispecchi un po' anche la tua filosofia. E perché Origano? Un elemento che in cucina usiamo molto spesso per condire tanti cibi, una spezia, un'erba molto diffusa, perché la scelta di questo nome è un po' la location? Ma allora, la scelta del nome, appunto, perché è una spezia vegetale, il sì, colore infatti del brand è un verde, perché dall'inizio c'è stata questa vocazione al vegetariano vegano, che siamo riusciti a concretizzare un po' più avanti negli anni. Cucina romana, perché ovviamente a Roma abbiamo pensato che era la cosa giusta da fare, e quindi eccoci qui, dopo qualche anno abbiamo iniziato il vegano, e lì è stata una sfida, perché il vegano è qualcosa che in Italia, insomma, stenta molto ad affermarsi. Noi crediamo nel vegano, crediamo nel rispetto per gli animali, crediamo che il cambiamento climatico sia un problema grosso e vada combattuto, e crediamo anche che, se non si pensa a queste cose, che la salute di ciascuno di noi è importante, per cui grassi animali, carne, meno se ne mangia e meglio è. Quindi ci siamo mossi in questa direzione, cercando una alimentazione alternativa. Ecco, stai dicendo bene, facendo bene, perché anche una scelta importante, c'è alla base un concetto forte, no? Spesso anche l'allevamento intensivo degli animali, purtroppo, da purtroppo luogo a tante, tante cose sbagliate. Prima di tutti il surriscaldamento del pianeta. Ma cosa diresti a chi? Perché diciamo che ognuno di noi ha i suoi gusti, il mondo è estremamente vario anche in fatto di cucina. A tutti coloro che sono in ascolto e che magari possiamo dare tanti appellativi, non si vogliono staccare, non riescono, pur provandoci, a staccarsi dal mangiare carne, che cosa diresti a loro? Perché poi alla fine non si può, avendo ragione in questo senso, si rischia però di passare in un attimo, in un battito di ciglia, dalla parte del torto. Come faresti capire magari a coloro che mangiano carne ancora che... Sì, infatti, noi non ne facciamo un fatto di religione. Certo. Abbiamo un ristorante che dà il benvenuto e accoglie sia clienti vegani che onnivori, che insomma, carnivori, tutti i tipi di clienti, dai. E lasciamo a loro, insomma, un po' la possibilità, l'opportunità di provare piatti vegani, di rendersi conto che
non c'è nulla di diverso dagli altri, che le alternative sono molto interessanti, alcune volte ancora di più dell'originale che cercano di imitare. Assolutamente. E, ecco, un esempio rapidissimo: abbiamo avuto un cliente anziano, quindi molto legato alla carne, ha mangiato carne per una vita. Sì. E veniva da noi per la carbonara. Un giorno c'ero proprio io, ha provato la carbonara vegana e mi ha detto: io da oggi cambio, perché non si nota la differenza e evito il colesterolo, ce l'ho alto, evito uova, evito guanciale. Io come non dargli, insomma, come dargli torto, ragazzi, io ho assaggiato personalmente la carbonara con il guanciale, diciamo, alternativo tra virgolette, non fatto di carne tradizionale, e io vi giuro, come questa persona, non ho sentito assolutamente la differenza. Insomma, vabbè, abbiamo fatto una parentesi per dire, però siete tutti ben accetti, perché ovviamente offre un po' di tutto il ristorante, i ristoranti Origano. Sicuramente hai degli aspetti che non trascuri mai nel tuo lavoro, perché la ristorazione è un mondo bello ma richiede anche un certo impegno e supervisione. Che cosa è cambiato, Adriano, negli ultimi anni all'interno dei ristoranti Origano, e in futuro che cosa cambierà? Perché insomma ci sono sempre piatti della tradizione romana, poi a seconda della stagionalità subentrano i piatti. Un po' cosa è cambiato, cosa cambierà, e andiamo a vedere insieme delle specialità che offri per chiudere. Sì. Allora, naturalmente l'ambiente della ristorazione è molto competitivo. Noi abbiamo avuto questo, diciamo, trauma di tre anni di Covid, che insomma ha posto una sfida incredibile a tutti i settori economici, in particolare la ristorazione, deserti, le strade deserte, turismo a zero, gli stessi italiani che non uscivano. Quindi direi che negli ultimi anni la sfida essenziale è stata e continua ad essere restare competitivi dopo il Covid, dopo questa ondata di inflazione che c'è stata, mantenendo la qualità e l'accoglienza e il rispetto per i nostri clienti. Assolutamente. Quindi questa è la sfida. E volevo dire, ecco, solo proprio due, certo, alcuni secondi. E due specialità, diciamole, un primo e un secondo che possiamo gustare. Noi siamo, ecco, dicevo, noi facciamo specialità romane, ovviamente carciofi, tanto certo, per dirne una. Certo. Che va bene per vegani e non vegani, infatti è un piatto che va molto. Certo. Abbiamo delle carbonara, matriciana, cacio pepe, che vanno benissimo. Sì. Abbiamo il forno a legna, certo, e quindi produciamo anche pizze, sì, vegane e non vegane, sì, anche certo, lì. Insomma, quindi abbiamo secondi, polpette, carne, salti in bocca, abbiamo di tutto. Ecco, di tutto. Ecco, io ti auguro, ti ringrazio di essere stato nostro ospite, ti auguro davvero il meglio di cuore, perché te lo meriti, la passione e l'amore per tutto questo ti porteranno ancora lontano e a condividere tantissime belle storie anche di vita. Adriano Palma è titolare dei ristoranti Origano, abbiamo gli indirizzi di entrambi i ristoranti, uno è via Angelo Emo 147, no? Scusa, abbiamo sbagliato, dilli tu. Sì, vai. Allora, uno è via, uno è Largo dei Chiavari 84, okay, e l'altro è di Origano Campo dei Fiori, invece Origano Trevi è via Sant'Andrea delle Fratte 25. Perdonami, va bene. L'altro era l'indirizzo privato. Ah, ok, va bene. E poi, dai, andiamo con le pagine, le ricordi, ti aiuto io. La pagina Facebook è Origano Campo dei Fiori, la pagina Facebook origano.campodeifiori, profilo Instagram. Ovviamente pagine sempre aggiornate nei contenuti. Sì, www.ristoranteromaorigano.com è il sito web. Origano Roma, ristorante pizzeria, è il canale YouTube. Abbiamo davvero tutto. Non ci resta che Instagram, siamo su Google ovviamente, certo, e abbiamo i numeri fissi, lo 06 6880 8074 e 06 6992 0907. Un saluto ancora ad Adriano Palma, un saluto a tutti, grazie davvero, rimanete con noi, Live Social Radio Roma Capitale. Live Social